Qua dovremmo essere collegati, ciao Matteo, Giovanni, Mauro, Avvocato Salvatore, ci siete già grandissimi. Come state? Sono molto felice di fare questa live oggi. Perdonate per il posticipo, in realtà non l'ho neanche comunicato. Eh, mi sono accorto dopo. Eh, di, so di solito sapete che andiamo live il martedì e oggi invece andiamo live appunto di giovedì perché, perché sono rientrato ieri dalle marche finalmente. Sono stato in Italia, ho pubblicato un video tra l'altro proprio questo pomeriggio. Magari dopo questa live andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto. Insomma, vi ho portato nella mia città natale: città, paesino natale, Potenza Picena, un piccolo eh, paesino medievale molto bello eh, dove ho passato tanti anni della mia vita e mi sono fatto un bel po' di. Corse e, e soprattutto sono andato a trovare mio padre che era il suo sessantesimo compleanno. Ciao a tutti, vi vedo già in, in tantissimi collegati. Paolo, ciao Diego, buonasera a tutti. Alessandro, funzionato l'anno estremo. Eh, Alessandro, come stai? E anche Mario. Eh, vediamo Salvatore cosa mi dice. Se è andato a mangiare, confessa. Guarda, mi sono pesato prima di partire apposta perché sapevo che avrei preso almeno un chilo e ne ho preso uno e mezzo. Eh, con mio padre. È impossibile, tra l'altro, evitare di mangiare, perché non so, eh, come, come tanti papà, insomma, eh, eh, insiste, insiste anche se eh, devo sempre cercare di stare attento. Poi eh, devo dire, dopo la maratona, un minimo di periodo di svago me lo son preso quindi quindi ci sta dai però sì mi mancava davvero tanto la cucina italiana perché non vengo in italia da tantissimo tempo e soprattutto eh, non venivo in italia per vacanze te l'ho detto comunque per per tempo libero da veramente tanto quindi mi sono proprio sfondato ma non lo dite a nessuno tanto siamo in pochi collegati <ride> nicola ciao eh, sì, infatti, sì. Tutti i genitori italiani sono così. Eh, mi chiedete già del, del mio infortunio. Se poi vi andate a vedere il video, comunque lì lo racconto molto bene, sto molto, ma molto meglio. Infatti, questa settimana ho iniziato la preparazione verso la prossima maratona. Il vero obiettivo della stagione. Ovvero Valencia. Tra l'altro, ho scoperto che in tanti sarete a Valencia a correre la stessa gara. Quindi spero di incontrarvi, anzi, sicuramente faremo un meetup. Ma poi ne parleremo. Ciao, Nicola. Ancora un paio di minuti vi faccio collegare che so che ci vuole sempre un po' di tempo prima che YouTube um, mandi le notifiche live, eh, così poi vi introduco i nostri ospiti. E oggi sono davvero contento perché siamo in tre quindi, è, è un format un po' diverso, l'abbiamo fatto solo una volta in passato e vi è piaciuto molto. Quindi, sicuramente spero. Um, Speriamo insomma, che anche, anche questo format vi possa piacere e parleremo di running tra esperti, diciamo così, tra persone che eh, condividono la stessa passione e comunicano eh, la, stessa eh, la stessa passione. Ciao Giampiero, appena visto il video, bene, bene, è così. Ho fatto anche un po' di promozione a, a Potenza Vicena, che è veramente un posto, secondo me, meraviglioso. Io sono di parte, ovviamente ci ho vissuto tanti anni e, e, ed è casa. Ciao anche Elena, ciao, bene, state, vi state collegando in tanti, fatemi sapere come state voi, eh, c'è anche George, sempre presente, ciao George, nel video di oggi Simone dice di fare più attenzione sull'alimentazione, io sono lasciato di farottine e birra sul divano, grande George, grande, sì sì, da, da, questo, da questa settimana, sì, diciamo da questa settimana eh, assolutamente sì, molta più attenzione. All'alimentazione e ci sono delle novità in arrivo perché documenterò tutto quello che farò e farò qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più scientifico. Diciamo così, non vi voglio spoilerare nulla, ma arriveranno dei contenuti sul canale esplosivi. Spero, io ci provo. Quanto meno. Poi me lo direte voi, però insomma, eh, l'obiettivo sarà quello di ispirarvi, di, di, di condividere la mia esperienza. Insomma, sto, sto dando tutto per questa gara a Valencia, ragazzi, eh, ci tengo tanto, eh, quindi l'alimentazione è uno di quei pilastri dove non ho messo tantissima attenzione, cioè sì, mangio, cerco di mangiare bene, ma non mi ha mai seguito nessuno, invece da ora in poi mi farò aiutare, comunque non mi voglio dire di più. Eh, ancora... Ciao a tutti, vi vedo, vi vedo sempre di più. Uh, benissimo corso, preparando la mezza in Napoli. Poi a Caserta il 5 dicembre, la Sorrento Positano di 27 km. Che bello, che bei programmi. Tutte gare bellissime. In bocca al lupo per, uh, per le varie preparazioni. Matteo dice: si vede che vuoi fare un tempone a Valencia? Sì, ci tengo. Matteo, perché, perché ho 38 anni e me lo sono messo come obiettivo annuale, e ovviamente per correre a certi ritmi. Eh, L'età conta, è inutile, è inutile nasconderlo. Non ho tanti anni, diciamo, per percorrere al massimo il mio potenziale e quindi, e quindi, bisogna che ci proviamo. E Valencia sicuramente, è una gara speciale visto che è, è il posto mh, di mia moglie. Quindi, gioco tra virgolette un po', un po in casa, eh, Giovanni. Ho appena rientrato da 26 km Per fortuna, hai ah, posticipato. Eh. <ride> Grande, Giovanni, perfetto, dai. Faccio partire la sigla e poi eh, vi presento i nostri ospiti, se la trovo. Vi siete visto il logo di Esco a Correre due volte perché ovviamente ho sbagliato a cliccare. Comunque, siamo qua e non lo dico tanto per dire ma lo penso veramente, sono molto felice di avere i due ospiti di questa sera perché sono persone che stimo e soprattutto uh, che ispirano, secondo me, tanti runners, un po' come cerchiamo di fare a correre eh, grazie a podcast e storie di altri runner sto parlando del podcast a 0 a 42 di Lorenzo Maggiani e del favoloso diciamo favolosa community di runner runner stales che in realtà è un po di tutto è podcast Instagram insomma eh, Giuseppe del Gaudio racconta storie bellissime di runners comuni come noi e sono molto molto felice di averli qua con me. Aspetta, che vi smuto. Ciao Lorenzo e ciao Giuseppe. Ciao Simone, piacere Ciao. Anzi, devo dire ciao runners e ciao amanti della corsa, me l'hanno chiesto <ride> e l'ho dovuto fare ciao a tutti, grazie dell'invito. Hai fatto benissimo, non fate i timidi, mi raccomando. Questa è casa vostra. Siamo qua con tante persone che ci seguono. Tutti e tre, quindi, insomma, ehm... È, be è, be è bellissimo secondo me quello che stiamo facendo e, e possiamo parlare di, di corsa insieme. Eh, vi presento uno una volta: anzi, in realtà vorrei che eh, siate voi a presentarvi e raccontare un po' quello che fate. però eh, da 0 a 42 è un podcast bellissimo che io ho scoperto probabilmente da dalla prima puntata, non mi ricordo se era attraverso un post su Instagram, mi ha subito incuriosito. Mi piace tantissimo come Lorenzo parla in maniera naturale del running, come racconta le sue esperienze e insegna anche persone che magari eh, devono ancora iniziare o stanno iniziando a correre e lo fa in una maniera estremamente naturale e bellissima. E Giuseppe, invece, con Runners Tales, fa un'altra cosa bellissima, che è quella di raccontare le storie di, di, dei runners, perché tutti noi abbiamo delle storie da raccontare e lui lo fa eh, in una maniera molto bella. Soprattutto, poi ce lo dirai tu Giuseppe se, hai, se, se, se ci sono anche altri canali, però se, secondo me il tuo canale Instagram è, è soprattutto diciamo, il, il punto principale di incontro dove, dove, vedere tutte cose, dove vedere tutte queste cose. Partirei con Lorenzo, ma giusto perché ce l'ho eh, in mezzo. E, dai, raccontaci un po' chi sei, come hai iniziato a correre, cosa fai, insomma, vai. Sono sempre in mezzo io in queste cose. No, allora, io ho lanciato questo podcast da un paio d'anni ormai, ma l'ho fatto per pressione personale, non tanto per insegnare qualcosa, perché sono l'ultimo degli scappati di casa, ma più che altro per imparare a parlare meglio, visto anche il lavoro che faccio, che mi portava spesso a dover espormi in pubblico. E quindi era una scusa per partire a farli spenti, visto che il podcast è molto meno seguito di un video su YouTube, ad esempio, e quindi ho detto, ma anche se non mi segue nessuno, non importa, tanto lo faccio per esercizio. Solo che poi alla fine della fiera un minimo di seguito si è creato, cosa che ovviamente mi ha fatto piacere e ora non posso più fermarmi, mi tocca andare avanti. Ora non ti puoi nascondere. E quando è che hai iniziato a correre? Io ho iniziato a correre nel 2018. Perché con dei miei amici abbiamo detto: ma perché non facciamo una mezza maratona? Scegliamo un posto bello dove andare in vacanza, facciamo 4-5 giorni di vacanza e ci infiliamo dentro la gara. Abbiamo scelto Vienna, che era comunque a sei mesi di distanza, però partivamo tutti da zero e quindi sono... ho iniziato in compagnia, se no forse da solo. Ci avevo provato già in passato e da solo mi rompevo le scatole. Poi invece non in compagnia, mi è, è rimasta questa passione, poi i miei amici un po' si sono defilati e alla fine sono rimasto l'unico pazzo che continua a correre, <ride> anzi allungando anche le distanze. Un bel, bel modo per iniziare a correre, bella storia. Giuseppe, invece tu di storie te, te ne interni parecchio perché le racconti e lo fai molto bene, raccontaci invece chi sei tu, cosa fai, come hai iniziato a correre. Eh, ti ringrazio intanto e eh, confermo anche che Instagram è un po' il canale principale. Diciamo, il, il blog serve perché ovviamente per raccontare storie più lunghe Instagram non è la, il canale adatto, quindi mi, mi appoggio essenzialmente se, se, su questi due canali. E io ho iniziato ormai da un annetto quasi e mezzo. Eh, L'idea è venuta durante il lockdown, dove comunque magari il tempo libero non avevamo abbastanza. E io arrivo dal mondo del basket, e quindi... Provare a fare qualcosa in, in quell'ambito lì era abbastanza difficile perché ormai è coperto in tut, a tutti i livelli. Di, cioè ci sono pagine che parlano di, di chi va al campetto, c'è cioè Chiamarsi Minors che parla delle, le, diciamo delle leghe inferiori, quelle in cui giocavo io per intenderci. E invece comunque avevo già iniziato a correre da un pochino, non avevo fatto niente di, di particolare, solo un qualche mezza, e so, mi sono voluto buttare in questo mondo. Eh, però raccontando eh, storie di, di runner comuni, quindi non, non cercando eh, il personaggio, ma raccontando la, la storia di runner di tutti i giorni, quelli che lo fanno eh, per passione, quelli che lo fanno incastrando gli impegni familiari, eh, quelli che poi alla fine finiscono anche per fare <ride> delle pazzie come correre da nord a sud Italia, da est a ovest, un po' di tutto. Eh, e quindi in realtà appunto questo progetto ha preso abbastanza piede eh, soprattutto su Instagram dove in realtà si è creata proprio una, una community eh, anche molto bella ho conosciuto virtualmente un sacco di gente fisicamente ancora troppo poca eh, ho, ho giusto visto domenica questa Lorenzo per la prima volta ci siamo incontrati alla uh, lotta 3 della godorta per, per esempio e, però spero appunto nei prossimi Già nelle prossime settimane ricominciano a fare qualche gara di incrociare qualcuno anche eh, fisicamente. Che eh, bello, che bello. Piano piano riprendiamo a vivere la, la vita normale. Io ti raccontavo prima, finalmente sono, sono riuscito a rientrare in Italia a trovare mio padre dopo più di due anni. Eh, molto triste non poter vedere i genitori a causa di, di questo casino, eh, però dai, piano piano sembra... Che ne stiamo uscendo. Intanto saluto Mirko Pasquinelli che ci ha fatto una donazione, grazie di cuore, e, e dice di salutare Lorenzo. Grande Mirko, ciao. <ride> Comunque, eh, ragazzi e ragazze, fate tutte le domande che volete attraverso la chat che poi dopo io riporto tutto eh, nel limite ovviamente del tempo che abbiamo. L'obiettivo di oggi, niente, è un po' quello di, di parlare di running insieme, quello di farvi parlare soprattutto a voi, eh, visto che oggi ho avuto una giornata molto lunga, eh, e, e raccontare un po', come dicevo, sia il, il, il passato, diciamo, del running italiano, fino ad arrivare magari al, al futuro, perché comunque lo stiamo vedendo un po' ehm, in tutti i modi, dal, dal, dal professionismo che sta prendendo sicuramente una piega positiva rispetto agli anni precedenti, ma anche la bellezza diciamo del, del movimento, del, della mass, delle mass, races, no? del, come le chiamiamo qua, qua in UK, ovvero tutti noi, tutte le persone che lo fanno per passione non, e non per lavoro, community che sta crescendo tantissimo, a voi ne siete la dimostrazione, eh, che sta crescendo grazie a, anche ai creators che ci sono là fuori che aiutano a ispirare altre persone. E, il tuo podcast, Lorenzo, come, come è nato? Cioè, qual, qual è stata la, la, la vera la scintilla che ha portato eh, a parlare appunto di corsa, a parte ovviamente quello che, che ci hai detto, che dovevi migliorare a parlare, uh -huh. ma parlare di running, perché proprio di running? perché mi sono impallinato con il running in quell'anno lì che ho fatto e avevo preparato la maratona di Firenze in quel periodo lì. E mentre la facevo pensavo innanzitutto che non c'era nessun podcast che parlasse di corsa o pochissimi che parlavano di corsa in quel momento lì storico in Italia. E quindi magari mi ascoltavo qualcosa in inglese, cose così, ma in Italia c'era un buco. E, e poi perché mentre preparavo la maratona dicevo, eh ma questo lo potrei raccontare, questo allenamento lo potrei raccontare, questo e questo e quest'altro, alla fine dopo la gara mi sono deciso, ho detto, è, lo apro, tanto c'era il Black Friday, quindi mi sono comprato un microfono scrauso da 10 euro con la, con la scusa e ho iniziato, qualità audio pessima all'inizio, ma chi se ne frega, era per iniziare. Però devo dire, i tuoi contenuti sono. Eh, si sente proprio, sono naturali, no? Ed è bellissimo, secondo me, questo. È una, una cosa che, che apprezzo tantissimo nei, nei creators. E poi, invece, raccontare la storia del, degli altri, eh, che è una missione, secondo me, favolosa, perché, a parte che non c'è nessuno che lo fa in Italia eh, e anche adesso in realtà non, non ho mai visto nulla di, di così strutturato dove si raccontano storie in questo modo, ma soprattutto penso che raccontare le storie degli altri aiuta eh, tutte quelle persone che magari o sono in difficoltà oppure vorrebbero iniziare a correre, ma magari non lo fanno perché mh, non hanno l'ispirazione o hanno paura di, eh, insomma, di ispirare, che è una cosa bellissima. Mm, sì, mh, condivido pienamente anche... Uno anche degli obiettivi delle cose belle è uh, raccontando le, le, le storie di runner uh, di chiunque, cioè qualunque. Eh, Siamo tante, tante, magari tante storie anche a volte simili, che però fanno capire che in realtà mh, noi da passioni, chiamiamoci così, che eh, quelli che corrono proprio per passione abbiamo tante cose in comune, tanti punti in comune, eh, che può essere appunto. Eh, vabbè, ovviamente, la, la fatica di, di riuscire a incastrare le corse nella vita di tutti i giorni, eh, le, le emozioni che proviamo in gara, eh, la, la fatica anche degli elementi, tutto quanto. Eh, però, appunto, nel, nel corso di, di quest'anno e mezzo, ho raccontato eh, molte storie ma, ma, eh, che rappresentavano la, 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 la corsa da molte sfaccettature. Per eh, farti alcuni esempi, ci cioè, ho, cioè, ho raccontato storie vabbè, di. Eh, di mamme, di papà, eh, di, di gente, di figli che hanno corso per uh, il, il proprio padre. Eh, magari anche la, la madre, una storia molto bella è stata quella di, di Sogno Attivo, che, erano, che sono, sono questi due fratelli, di cui uno è disabile e l'altro fratello si, si, si sta allenando per eh, portare a correre con, uh, spingendo la carrozzina del, del, del proprio fratello Franco alla maratona di New York. E purtroppo quest'anno non ci sono riusciti, hanno dovuto visto che non, non hanno ancora riaperto le frontiere, ma lo hanno aspettato l'anno prossimo. E, però appunto eh, è bello perché ogni storia è ma ogni storia ha, tipo, ha questo filo conduttore dove, dove, noi ci, dove qualsiasi lander si può ritrovare. Eh, forse questa è la cosa bella che, eh, che, che riesco a fare, spero, spero bene. <ride> Assolutamente sì, lo fai, lo fai la grande. Tanto grazie anche a Mario che ha partecipato con una donazione. Mario, grazie di cuore. Ovviamente tutti questi contributi aiutano a tenere vivo eh, il canale, la community, insomma tutto il lavoro che c'è dietro, che voi eh, Lorenzo e Giuseppe sapete bene <ride> che cosa c'è eh, dietro. Parlando invece del, delle vostre esperienze eh, nel running, parto prima da Lorenzo. E... La tua distanza preferita è la maratona? Perché devi dire di sì adesso perché da zero. Mi tocca 42. dire di sì? Esatto, <ride> ma infatti ho sbagliato il nome. Ora che mi sono andato al trail dov dovrei cambiare. <ride> adesso sono cavoli. No, a parte scherzi, qual è la tua distanza? Preferisci la strada o il trail? Perché questa è la, la grande domanda no, di, di tutti i runners che a me viene fatta praticamente almeno una volta al giorno. I primi tempi ti avrei risposto la mezza maratona come distanza e quindi la strada, però da un a questa parte devo dire che il trail mi, mi sta piacendo di più e come distanza secondo me la mia distanza è attorno ai 25-30 km con un 1000-1500 di slivello. Rinominiamo ecco. allora. il canale da 0 a 30. <ride> esatto, <ride> esatto. Come mai il trail cos'è che... Mm, Quali sono po'... le differenze per chi non ha mai corso il trail? Perché tra l'altro ci sono tante persone che vengono dal mondo della strada e, e non hanno o, o la possibilità o proprio neanche la volontà magari di fare trail. Sì, ho avuto la curiosità quasi di provarlo anche un po' per questioni geografiche, nel senso che è comodo, tra virgolette, anche se abito in città, però avendo le 5 terre qua vicino, quando sono della mia ragazza sto in Toscana e quindi... Insomma, sono zone che si prestano a correre in natura. Ho detto, ma proviamo, vediamo un po' come va. Magari anche perché avevo dei problemi al ginocchio a suo tempo e correre su terreni più morbidi mi aiutava. E poi alla fine però mi è, mi è piaciuto così tanto che ho praticamente sto facendo solo gare su trail. La differenza, quale può essere? Che alla fine io, amatore, che sono scarso, non guardo più il cronometro, o perlomeno lo guardo con distacco, mettiamola così quella è la differenza principale poi c'è il fatto che correre in mezzo alla natura per quanto a volte c'è qualche pericolo in più è più bello personalmente lo trovo molto più bello eh, dipende da dove corri eh. Londra penso sia molto più pericolosa <ride> di, di correre nell'Everest Giuseppe invece per te qual è? io sono ancora non ho ancora fatto il passaggio come Lorenzo per quanto sia scarso quanto lui <ride> eh... Io sono ancora appunto da strada, diciamo la mia distanza è la mezza, mi sto incaponendo anche quest'anno a fare la maratona, perché l'anno scorso me l'hanno annullata, la corsa autogestito, e quindi quest'anno, anzi quest'anno, fra, fra poche settimane, il 7, correrò la, la maratona del Lago Maggiore, e quindi niente, almeno per togliermi sta sogno dalla scarpa. Poi penso che tornerò un po' sulle mezze, anche perché comunque preparare una maratona uh, con... Uh, gli impegni familiari che ho se è impegnativo anche magari farei lunghissimi di tre ore passa anche, va via, anche le mattine che vanno via il weekend comunque tolgono tempo alla famiglia e quindi penso che mi, mi riassesterò almeno per, la, almeno per quanto riguarda la prima parte del 2022 sempre su, sulle mezze maratone e poi non chissà magari anch'io proverò il trail come Lorenzo eh, però per quanto mi riguarda io sono ancora affascinato dai numeri quindi provo ancora a, a, a superarmi perché una delle cose che, che cerco di, di far capire anche della corsa è che alla fine la sfida è contro noi stessi quindi è inutile che mi paragono per esempio a te Simone, so che no, non farò mai neanche <ride> lontanamente i suoi tempi eh, però provare a battere il Giuseppe dell'anno scorso di anni fa è, una, è uno stimolo che eh, ti spinge anche ad allenarti a fare, a fare del tuo meglio per eh, per cercare comunque di essere sempre un quel pochino più veloce, anche se magari poi gli, gli anni passano, perché eh, anch'io io ormai ho superato i 35 quindi le, le performance iniziano un po' a calare. Ma Giuseppe non si dà il trail perché ha visto domenica, come ero ridotto dopo l'auto, <ride> secondo me sono anche Immagino, eh, no, è, è, è verissimo quello che dici. Ma è la stessa cosa che tu dici a me: Io non farò mai gli stessi tempi. Io lo, lo potrei dire a altri atleti che vanno molto più forti di me. Ed è il bello proprio di questo sport. No? che corriamo tutti insieme e eh, diciamo c'è un livello elite che, che è quassù. E poi c'è tutto il resto: che non importa se corri poi la maratona sotto le tre ore, o sotto le quattro ore, o sotto le cinque ore, perché comunque è tutto il gruppo che si differenzia ovviamente poi dai professionisti che invece lo fanno, lo fanno per lavoro e siamo comunque tutti nella stessa eh, tipologia di percorso diciamo così eh, io che magari cerco di, di correre in 2 ore 35 eh, probabilmente farò magari un po' più di chilometri alla settimana di, di uno che ne fa eh, che, che va un po' più lento però alla fine eh, prendiamo il running tutti un po' allo stesso modo per stare meglio per, eh, per, per scoprire anche il nostro corpo perlomeno perlomeno meno per me è così e vedo che, che è una cosa simile un po' per, uh, per tutti i runners che, che ci sono là fuori. Penso e... che gli obiettivi bisogna darseli, perché se no cioè, o si corre eh, così, giusto per il piacere di farlo, però eh, magari per un pochino anche più di, di motivazione, di stimoli, bisogna darsi qualche obiettivo. Medio-lungo termine, secondo me. sì, 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 è vero. Tra l'altro, saluto anche Donne Ultra che eh, secondo me eh, doveva esserci anche lei perché anche lei eh, fa un bellissimo lavoro. Magari ne parleremo, ne parleremo in un'altra puntata. E Donne Ultra fa lo stesso parlando di tutte le donne che fanno ultra ed è un canale bellissimo. Andate a seguire su Instagram, insomma. Sono molto contento perché finalmente in Italia vedo un gran movimento, cosa che eh, si è vista prima in America. Io ho seguito tantissimi creators americani e ho iniziato così. No? Esco a correre, ho iniziato un po' per ispirazione eh, da, da questi grandi creators. In Italia, fino a poco tempo fa, c'erano forse due o tre canali e poco altro. Adesso, finalmente, si fa anche contenuti interessanti eh, per spronare le persone a fare questo mondo tutti con strumenti diversi con, con metodi modi, modi comunicativi eh, diversi tra, tra loro ma che hanno tutti lo stesso fine e questo secondo me eh, è una cosa eh, molto bella eh, Lorenzo lo fa attraverso l'audio Giuseppe un mix, ma soprattutto raccontando le storie degli altri eh, e poi ci sono i canali YouTube che magari eh, anche questi diversi tra chi fa vlogging, chi eh, eh, crea tabelle, eccetera, però insomma, hanno un po' tutti eh, quello scopo. Voi che cosa ne pensate? Eh, è un buon momento per essere un runner in Italia, secondo voi? <ride> a livello di contenuti o a livello di sport? in generale in <ride> generale sì, sì, sia gare che ci sono a esposizione, tecnologia insomma, se dovesse iniziare oggi no, secondo un... me sì, dai eh, cioè, il momento buono è questo siamo, siamo, dico, in espansione nel senso che ci sono persone come te come Roberto Martini eccetera eccetera che hanno fatto una super divulgazione anche a tutti quelli che sono entry level che iniziano adesso e poi ci sono anche noi che magari facciamo anche altre con altre cose, e secondo me è, il momento è buono attualmente. Come dicevo io, due anni fa quando ho iniziato c'era pochissimo, c'eri giusto te e poca altra gente, ma c'era quasi un vuoto pneumatico. Ora secondo me le gare anche su trail ci stanno iniziando a organizzare, su strada c'è un buono storico, non siamo ovviamente a livello di alcune all'estero, però io non mi lamenterei, dai, potrebbe andare peggio. Anche, anche, secondo me, è un, è un movimento in espansione. Eh, condivido quanto diceva Lorenzo. Comunque, adesso, chi inizia eh, ha un sacco di, di, di posti dove poter cercare come, come iniziare nel modo giusto. Che il tuo canale condivido anche io quello di Roberto Martini, ma anche online, comunque ci sono tanti siti specializzati nel running. Che eh, anche senza partire subito con l'allenatore, riescono comunque a indirizzarti per mh, diciamo, iniziare a correre tu, i tuoi primi 5-10 km la tua prima mezza. Eh, alla fine, eh, cioè anch'io, se, se ripenso al mio, al mio passato, io la prima mezza l'ho corsa iniziando uh, a aumentare eh, di 2 km il lungo che facevamo nel weekend fino ad arrivare alla mezza maratona. Non lo rifarai adesso, <ride> secondo <ride> un po più di di causa. Eh, però appunto, se, se, uno, se uno vuole iniziare eh, si informa un pochino, eh, sicuramente farà meglio di me, però appunto eh, riesce a, a riuscire tranquillamente a eh, entrare nel movimento, capire che poi una volta che inizi è difficile, difficile staccarsi. E secondo me, anche la, la, il fatto del lockdown. Ci sono magari state tante critiche su quelli che hanno iniziato a correre quando eravamo tutti chiusi in casa. Direi: Vabbè, Grazie, cosa, cosa potevamo fare? Anzi, benvenga che qualcuno abbia iniziato. Speriamo che qualcuno di quelli che abbia iniziato stia continuando. E eh, per ogni singola persona che, che sta continuando, secondo me, comunque è un successo. Perché più siamo, meglio è. Poi. Eh, quelli, in vado un po' di, di luoghi comuni, quelli che vanno in giro con chi vuoi li continuiamo a beccare <ride> <ride> eh, sicuramente eh, il fatto che eh, abbiamo avuto questa, possi questa diciamo, possibilità di iniziare anche in, una, in un momento di crisi eh, per molti è stata anche la, la svolta eh, anche io sulla mia pagina ho conosciuto ragazzi e ragazze che hanno iniziato a correre durante il lockdown sono contentissimi, qualcuno ha iniziato a fare anche le sue prime gare adesso ed è tutta un'altra un cosa forse l'unica cosa che abbiamo in meno adesso sono le, le tapasciate quelle stanno ancora facendo un po' fatica di partire però confido che, che magari la, non adesso ma la prossima primavera si torni ancora cioè si spera che si torni ancora di più alla normalità a rivedere anche le nostre garette della domenica che, che ci piacciono tanto alla fine io ho la sensazione eh, che la corsa, il running eh, ci rende delle persone migliori perché ci insegna tantissime cose. Da poi, come anche affrontare la vita, no? la dedizione, eh, conoscere il proprio corpo, eh, saper soffrire, insomma, tutte, tutte caratteristiche che poi ci migliorano anche come persone. Uh, non so, mh, penso che. che, che che chi riesce a capire questo sport e praticarlo anche con costanza, poi nella vita può avere sicuramente dei, dei benefici enormi, eh, sia sul mondo lav lavorativo, ma anche a livello personale. Eh, però una cosa che ho notato, e non so se l'avete notata anche voi, è che secondo me, soprattutto in Italia, ma forse anche, anche qua in Inghilterra, non è troppo differente la situazione eh, a livello professionistico. O comunque, diciamo, a livello alto ehm, c'è stato un, un, un peggioramento delle, delle prestazioni, diciamo, sia di, di livello di, di persone, di, di atleti, eh, sia proprio nei tempi. Io mi ricordo quando facevo mezzo fondo, eh, nel 2009-2010, so, eh, riuscivo a vincere dei campionati provinciali o arrivare tra i primi cinque nei campionati regionali in Lombardia, che è probabilmente la regione più, più complessa. Eh, con dei tempi eh, che, se eh, misurati e confrontati con eh, gli anni eh, pre-2000 o addirittura ancora prima, probabilmente non sarei neanche arrivato decimo alle provinciali con lo stesso tempo sul mezzo fondo. Era un po' lo stesso anche sulle gare su strada. Però eh, sono molti di più gli amatori e molti di più le persone che magari oggi sono in grado di correre sotto le tre ore una maratona, cosa prima magari totalmente impensabile. Quindi è un po' come se fosse eh, il running sta crescendo come mov movimento però a livello professionistico, probabilmente anche a livello di giovanili, di, di settore un po' più appunto per ragazzi a scuola. Eh, c'è un po' più di pigrizia un po' più ci si allontana da questo sport perché effettivamente rispetto al calcio rispetto al basket il ciclismo mettiamoci anche il nuoto ehm, si perde parecchio no? eh, e quindi facciamo fatica insomma a portare i giovani che poi sono quelli che se hanno potenzialità diventano dei professionisti condividete sì credo sia una questione principalmente di bacino d'utenza spero che le olimpiadi hanno i vostri buoni risultati alle Olimpiadi, possono dare un po' di spinta a livello marketing all'atletica leggera. E in effetti, tra l'altro, tra i miei amici, qualcuno che ha i figli dice: Ah, però quest'anno magari li porta a fare atletica, quindi spero che il primo semino adesso cresca. Però sì, il discorso è che la gente come me inizia a correre a 30 anni, e quindi è ovvio che a 30 anni non hai la base né tecnica né aerobica per fare. Un tempo, sei già vecchio, tra virgolette, e quindi siccome manca la parte precedente nelle scuole, da bambini, perché poi io l'atletica l'avevo fatta quando avevo otto anni, sette anni, però poi, dopo un annetto, perché non c'hai la partita, perché non c'è quello, il bambino si rompe le scatole, eh, siccome c'è proprio una cosa di cultura che andrebbe cambiata, ovviamente, per far piacere, far divertire i bambini che la fanno, e a quel punto, lì il bacino d'utenza si allarga di conseguenza hai anche più picchi più persone che possono performare a livello elite sì assolutamente condivido, Giuseppe come la pensi? Sì, condivido abbastanza il pensiero di Lorenzo la, la, la percezione che ho senza date la mano ma giusto come percezione personale che comunque il bacino di utenza uh, sia ampio nella, diciamo nel, nel, nel post attuale uh, Sportive, chiam chiamiamo le classiche, magari eh, prendo per esempio sia io che Lorenzo. Appunto, abbiamo iniziato a correre dopo aver smesso di giocare a basket, e così tanti altri. Ma qualcuno inizia a correre eh, dopo una maternità o comunque quando smette di giocare a calcio, eh, viene vista un po' come l'attività. Eh, non ripiego perché è brutto sem sembra, brutto di ripiego perché in realtà a me correre stia piacendo forse più del basket per come, per come sta andando adesso. Eh, però comunque eh, è l'attività la, che fai quando non hai più il tempo il tempo è eh, il, il tempo fisico perché anche la basket io ho lasciato il basket a 33 anni che ho i 20 anni che mi saltavano in testa quindi ho detto vabbè vale, facciamo che faccio altro eh, però appunto lo, lo fai quando ormai la, diciamo, sei in, in una fase discendente della, della tua forma fisica e poi ti penti perché io eh, ho iniziato proprio così, ho iniziato, prima facevo sci, poi calcio, poi ho litigato, insomma, se mi seguite sul canale sapete un po' la mia storia, eh, non sto a ripeterla, però comunque vengo dal mondo del, di altri sport, soprattutto il calcio, e, e cavolo, quanto mi sono pentito, perché ho iniziato a correre a 22-23 anni, che voi direte, beh, rispetto a. Il nostro amico qua Riccardo ci ha appena scritto, pensa noi che abbiamo iniziato da over 50, certo da over 22 forse è un po' meglio, però vi assicuro che io nel mezzo fondo facevo una gran fatica a trovare le fibre veloci per poter competere con i ragazzini che avevano iniziato a correre a 8 anni. Infatti ho beccato il mio limite in giro di un paio d'anni, cioè più di più, più veloci di così, fatto il mio personale 1.59 negli 8, che può sembrare un buon tempo, però in realtà sei paragonato alle persone che iniziano a, a correre da, da giovani giovani e fare quelle distanze, eh, insomma, a 1,45 non ci sarei mai arrivato, ma neanche se mi dopavo. <ride> e, e, e quindi poi ti penti, no? Perché effettivamente questo è uno sport davvero bellissimo quando inizi a, a farlo. Forse c'è una barriera d'ingresso molto alta che è dovuta al fatto che è tanta fatica, ragazzi. Cioè, alla fine... Eh... Non so, non so come dirlo per, per, non, per non sbagliare, però eh, i momenti di felicità vera nella corsa non sono tantissimi. No? Spesso, spesso si fa più fatica che, che altro, però poi quando si raccolgono i frutti eh, sono davvero buoni eh, e quindi se inizi troppo tardi un po' te ne penti. Chissà eh, Riccardo se la pensa così, che lui ha iniziato da over 50, se avesse iniziato un po' prima come sarebbe eh, la sua vita da atleta, chissà, questo me lo, me lo chiedo spesso, io sinceramente da, da runner che ho iniziato a 23 anni mi, mi sono sempre detto ma perché non ho iniziato quando non avevo 8 e magari andavo alle olimpiadi mm, ovviamente sognare è gratis quindi perché eh, no però guarda l'altro lato della medaglia se eh, noi possiamo dire che, che il nostro sport, la corsa si può iniziare a qualsiasi età come appunto Riccardo a, a 50 anni e Il bello è che quello forse uno dei pochi sport che puoi iniziarlo praticamente a, qual a qualsiasi età. Perché iniziato a giocare a basket a 50 anni è praticamente impossibile, cioè ora che, <ride> ora che se scopri i fondamentali, <ride> basta, è finito. E invece, la, la corsa è bella anche per questo: che effettivamente, per iniziare, basta veramente un paio di scarpe, eh, prendi, esci e, e vai. E secondo me è un grandissimo punto di forza di questo sport, anche del, della, del, del fenomeno, se vogliamo chiamarlo così, che, che sta avendo che, che pian piano i runner anche in Italia stanno aumentando. Assolutamente sì. Tanto ringrazio anche Francesco per il contributo, grazie di cuore, e lui dice che ha cominciato quest'anno a 26 anni ho già il primo overreaching la terza settimana di preparazione a una maratona in realtà come dice anche George eh, l'overreaching è una cosa un po' diversa diciamo che l'età conta un po' poco e ehm, probabilmente la, la tipologia di preparazione va rivista poi comunque a 26 anni si possono fare ovviamente cose, eh, cose splendide poi è vero che c'è anche eh, un, un pochettino di genetica un pochettino non non tantissima e anche predisposizione fisica no? per andare forte ci sono persone che hanno iniziato io per esempio ho un collega in squadra che un compagno che ogni tanto l'avete anche visto nel canale James e lui va più forte di me e ha iniziato tipo pff, Boh, forse aveva 30 anni quando ha iniziato a correre, iniziato a correre. io mi chiedo lui, lui corre la maratona in 2 ore 32 2 ore 33 e ha iniziato molto in là con con l'età e quella ovviamente genetica predisposizione e la domanda è chissà eh, che tempi poteva fare se iniziava quando ho iniziato io per esempio 22 e, insomma non è, non è semplice però è vero eh, come dice Giuseppe che, che il running è bello proprio per questo, si può iniziare a qualsiasi età, io sto cercando di convincere anche mio papà che ha 60 anni <ride> non ci sto riuscendo però insomma si può iniziare anche a 60 anni anzi andate a correre se avete 60 anni, magari piano piano costruite la, costruite la vostra base eh, senza farvi male, però vi garantisco che poi i risultati sono, sono veramente incredibili. E non vi ho chiesto quando, ehm, cioè qual è stata la, la, la scintilla che, che vi ha fatto eh, innamorare con questo sport, non tanto iniziare ma continuare, perché iniziare... Ci sono tante motivazioni, no? peso, noia, lockdown, quello che volete. Però continuare è quella la scintilla, cioè riuscire a fare questo sport vuol dire che sei innamorato di questo sport, perché come tante cose nella vita è uno di quegli sport che fai per sempre solo se lo ami per davvero. Non, non c'è via di mezzo, non, non puoi continuare a correre per tutta la vita se non hai la passione per la corsa. Lorenzo, la tua scintilla quando è stata, te la ricordi? Non saprei in verità. Cioè, forse è stato il sentimento che ho provato dopo la gara, questa qua di Vienna, quindi aver raggiunto l'obiettivo eh, è diventato un po' come dire OK. È come ti do il biscottino al cane, adesso ne voglio un altro. Eh, forse è stato quello che mi ha detto: Vabbè, ma adesso sai cosa c'è? Cioè, invece che una mezza, faccio una maratona. Forse è stato il fatto di alzare l'asticella ancora di più e vedere fin dove potevo arrivare. Eh, per ora sto continuando a alzare l'asticella, prima o poi mi fermerò perché mi spacco. Però forse è stato quello. È stato. E Giuseppe? Anche in questo caso condivido abbastanza, secondo me sono due fattori, due le scintille. Uno è la, la traversa i traguardi, perché io mi ricordo la mia prima 10 km l'ho fatta nel 2013, anche lì... Inizio a fare queste, queste gare, magari un pochino sempre affiancate al basket, però magari nella, in estate o nella, nei periodi di, di inizio stagione, e avevo fatto questa 10 km con un mio amico. E, niente, siamo, in quel caso ero stato io a, a, diciamo, a tirarlo fino al traguardo, perché ne aveva tantissime. I tempi neanche me li ricordo, non chiede lì perché non li so, probabilmente erano altissimi. <ride> e niente, è stato bello arrivare al traguardo, arrivare insieme, e la stessa emozione di attraversare il traguardo la, la provi più o meno ogni volta che, che lo fai. Poi, appunto, noi eh, vero, ci piace metterci, metterci in gioco, però, proprio il concetto di festa, anche che c'è durante la gara, e la, la gioia che hai nel dire: Ok, sono arrivato, è, è qualcosa di, di bello. E la seconda scintilla è, appunto, forse anche sempre la, la motivazione di, di autosfidarsi, perché tu cioè, comunque vedi che. Eh, più vai, più corri, più corri. cioè Se ti alleni bene, ovviamente non è una, una regola fissa, però di norma. Se ti alleni bene, più corri, eh, almeno per noi da passioni, più, più vai veloce. E più vai veloce, più ti vuoi sfidare. E quindi è un po' questo circolo che, che, che poi ti, ti, fa una, ti, fa andare, ti fa andare sempre più forte, ti fa andare sempre di più ti fa andare sempre più volentieri. Perché poi anche quando, quando secondo me è superata la fase iniziale della corsa. Uh, arrivi a un punto che diventa anche il tuo momento di, di svago, di, di relax, eh, dove svuoti la mente, dove ti prendi il tempo per te, per pensare, dove ascolti podcast come <ride> faccio spesso io e quindi è un po' tutta questa serie di fattori che, che mi fanno andare avanti a correre. Sì, è vero, all'inizio secondo me c'è l'ostacolo, cioè il problema di tanti che iniziano a correre come quelli post lockdown, che poi se proseguono è proprio lo scoglio che le prime corse non te le godi quindi io ad esempio per, parlando a livello personale ho corso così fino ad arrivare alla mezza perché ero in compagnia tutte le altre volte che ci avevo provato perché preparazione atletica per il basket ad esempio correvi perché eri obbligato dal coach I, però quando superi quello scoglio che allora la corsa è un momento di piacere poi non smetti più Molto vero, molto vero. È una grande differenza che ho notato, voi magari mi potete aiutare perché io ho un po' di anni che non vengo in Italia a fare gare, però eh, vedo anche quando pubblico i miei video che c'è sempre il commento, ah caspita che fortuna, lì in Inghilterra eh, c'è quel tifo, c'è quella passione, c'è quell'energia, quell quella festa, ho pubblicato il video della Maratona di Londra dove ho fatto vedere, è vero, la Maratona di Londra, una delle, delle six majors, quindi insomma più di così non, non c'è nulla, eh, però devo dire sono tante ormai le gare di quel livello, anche Manchester, comunque una gara secondaria, fa la sua bella figura. E ogni volta che vengo a gareggiare in Italia eh, invece mi ritrovo ancora automobilisti che ti suonano dietro, persone che ti insultano perché stai bloccando la strada di domenica. E pochissimo, pochissimo pubblico. Ancora oggi non riesco a capire perché. Perché? <ride> Avete una risposta? Non lo sappiamo. È una questione di cultura, forse tornando al discorso di prima, cioè, se tu da piccolo fai atletica e capisci cosa vuol dire faticare, eccetera, eccetera, poi la domenica non rompi le scatole se uno corre per 5-10 km, anzi lo inciti. Mi eh, è successo tre settimane fa che ho fatto una gara in Toscana e dopo 500 metri una macchina ha tagliato la strada e, e quindi mi ha rallentato tutti, così per, per piacere. Credo eh, boh. sia una questione culturale anche questa. Sì, sì, un po' triste. Fai rispondere tanto per prima perché condivido tutte le risposte di Lorenzo. La <ride> <E ride> prossima volta risponde Giuseppe per prima. Allora, <ride> okay. A parte, anche io ho, ho, ho gli stessi tuoi ricordi, Simone. Eh, la mia prima mezza è stata la Stramilano e mi ricordo, ma, domenica mattina comunque c'era un sacco di gente veramente innervosita dal fatto che le strade fossero chiuse. E... Solitamente a Milano fanno, non è che fanno tantissime gare, fanno, mi sembra, la, la Stramilano più la, la maratona, e forse quindi si parla veramente di no, 3-4 mattine all'anno che chiudono le strade. Di domenica mattina e neanche tanto tardi, eh, e comunque di base le gare le fanno presto, anche per, per questo motivo. e eh, Nonostante ciò, effettivamente eh, vuoi per male la informazione che la gente non sa che quel giorno, tale giorno le strade sono chiuse, non, non lo so. Non, una, non ho risposta me lo sono sempre chiesto anch'io. Eh, però è veramente un peccato perché anche il pubblico fa, fa sempre piacere. Sì. Anche, ho notato però che cambia un pochettino eh, in montagna, sul trail. Sì, vero. Infatti le nostre gare europee, le nostre gare italiane soprattutto, sono famose proprio per, per il pubblico, per lo spettacolo che danno queste gare. La, eh, la LUT, per esempio, che ho partecipato quest'anno, eh, per me è stata una grandissima sorpresa, mai mi sarei aspettato così tanto calore in una gara comunque di montagna e soprattutto in Italia eh, proprio per, per l'abitudine che avevo anche semplicemente con la Maratona di Milano o la Mezza di Milano che sono gare comunque di rilievo in Italia o anche la Roma Ostia eh, insomma una bella differenza quindi eh, forse, eh, forse chi, chi è in montagna capisce di più questo mondo rispetto a, a, al resto diciamo della popolazione che magari non pratica sport forse questa è, può essere una, una risposta. Anche Donna Ultra dice, eh, anche chi è lento viene offeso, ahimè. Quindi tutte quelle persone che magari ci mettono di più a fare una maratona, eh, insomma, si, si ritrovano magari anche, anche offese o prese in giro, battute da, da, da persone che poi magari ti incentivano anche a smettere di correre. Questa eh, è una cosa molto negativa. Qua in Inghilterra invece è il contrario. Gli ultimi vengono applauditi come se fossero i primi, anzi forse anche un po' di più. C'è veramente una... un bellissimo quasi sempre. Poi è ovvio che c'è anche qua l'eccezione, però c'è quasi sempre un... una bellissima atmosfera. Quando in qualsiasi tipologia di gara, questo è molto bello. Sentite, io vedo, diciamo... farò... vai, vai: che, diciamo una cosa che, che non, non si sottolinea mai abbastanza. Secondo me comunque chi, chi corre. Più lentamente, alla fine anche fare la zona, cioè tu la corri in due ore e mezza, fai fatica per due ore e mezza, ma chi la corri cinque ore fa wow. il tempo, la fatica. Quindi è anche un fattore quello, cioè, comunque tanta stima per chi lo fa comunque, anche se sa che eh, ci metterà tante ore e nonostante ciò eh, ha la testa per farlo e, e lo fa, quindi insomma, è, sono, sono da stimare. Uh, sia chi corre in 2 ore 5, chi in 2 ore 30, chi in 3 ore 30, chi in 4 ore 30, anche di più, cioè, insomma, assolutamente più parole, parole sante da, da scrivere su tutti i muri e, e io ne so qualcosa perché a Manchester ci ho messo quasi 4 ore a finire la maratona e vi assicuro che è stata la maratona più dura della mia vita perché fare gli ultimi <ride> chilometri è stata dura. Insomma, stare sulle gambe per così tante, tante ore, eh, abituata ovviamente a. Ad altre tipologie di, di allenamento è assolutamente vero. E, e così arriviamo a parlare di tecnologia nel running. Questa è un po', diciamo, la, la domanda che ci facciamo un po' tutti perché, perché stiamo vedendo dei temponi un po' ovunque, sia negli amatori, sia nei, nei professionisti, eh, in pista, fuori pista, eccetera, eccetera. Eh, scarpe magiche, scarpe con la fascia, con la l'astra in carbonio, stacca i talti eh, schiume particolari che, che ti fanno eh, volare in qualche maniera. Che cosa ne pensate voi di tutta questa tecnologia nel nostro sport che una volta si faceva a piedi nudi? Vai Giuseppe. <ride> sono... Ecco, la domanda difficile la faremo. <ride> come a scuola? Io sono come a scuola no, sì. Allora, secondo me bisogna sempre guardare uh, qual è l'obiettivo. Sinceramente, per, per, per l'80% dei runner quelle scarpe no, non, serv non servono. Nel senso, eh, se, se, se fai dei tempi me medio, ba medio bassi, mettiamola così, rispetto agli elite, come facciamo noi, che runner di tutti i giorni, eh, io personalmente non sento il bisogno di prendere una, una scarpa in. Con, con in carbonio per andare a che ne so, 5:15 e, e al posto di 5:20. Cioè, capirai? Cioè, non è che mi, mi cambia la vita eh, correre quei 5 secondi al chilometro. Ovviamente tutti i numeri sono casuali, non, però eh, non mi cambia la vita, come nonostante voglia migliorarmi, dico: vabbè, se voglio migliorare, quei, quei 5 secondi al chilometro me li vado a prendere. Eh, poi se l'obiettivo è. Eh, raffinare finale, già a un livello più alto, insomma, cioè già, già chi corre sotto le tre ore la maratona, lì, lì dico: va bene, vuoi, vuoi quell'aiutino, quell quella, quella spinta in più che ti può aiutare, eh, ci sta. La, la, la tecnologia esiste, ci, ci aiuta a migliorarci in, in, in vari aspetti. Eh, se è regolamentata, come nel caso di queste scarpe, eh, se si può usare e vuoi usarla, usala. Questa è la, la mia visione. Però, per, per noi tapascioni, mi sembra quasi uno, uno spreco ecco la, la mia opinione eh. è, abbastanza, è abbastanza forte Però Com comunque sono care eh. esatto, <ride> qualcuno ha calcolato un, un euro al chilometro <ride> penso che la tecnologia in tutti gli ambiti e quindi anche nella corsa non si possa fermare perciò se no correremo ancora nudi con la canotta di lana e invece è giusto averci la maglietta tecnica e le scarpe con la piastra in carbonio se vuoi i gel invece che mangiarti la banana e cose di questo tipo qua e quindi anche l'evoluzione delle scarpe fa, va in questo senso appunto basta che sia regolamentata cioè chiedono io non ho un prototipo che gli altri non possono avere ma se sono in commercio davvero in commercio e non con degli stratagemmi che li mettono in stock zero sull'e-commerce ma davvero in commercio e quindi alla portata di tutti, ben venga. Secondo me è giusto che si debba andare avanti, se no veramente rimarremo ancora all'età della pietra. È inevitabile un'evoluzione. Sì, 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 concordo. Sono anch'io di più verso la, eh, la libertà, la tecnologia, eh, con ovviamente dei limiti, perché sono anche un romantico, quindi quando Paula Radcliffe che se mi seguite sapete che è la, la mia idola, eh, ha perso il record un po', sinceramente mi ha fatto dispiacere perché ovviamente mh, probabilmente gli stessi atleti, due atleti messi in, sulla stessa gara con, uh, con le stesse scarpe o comunque con la stessa tecnologia avrebbero avuto risultati diversi, però è anche vero che i record sono fatti per essere battuti e tutti i record in realtà, eh, quelli più vecchi, sono a rischio anche a causa di tecnologia e soprattutto... Eh, cose che avanzano in generale, allenamenti, alimentazione, mangiamo meglio, siamo più forti, insomma l'essere umano è fatto per progredire e, e ben venga questo. Eh, però dei limiti vanno, vanno sicuramente messi per far sì che rimanga comunque uno sport totalmente non autoassistito, no? perché tra un po' veramente <ride> certe scarpe quasi ti... Non ti fanno neanche sentire la, la sofferenza. E l'ho notato anch'io. Io, io eh, sono colpevole di utilizzare le, tutte qualsiasi scarpa che mi faccia limare anche mezzo millesimo, <ride> <ride> almeno finché posso, eh, però devo dire che mh, è anche divertente. no? Perché sono, sono delle scarpe divertenti da, da usare e ti fanno, e ti fanno eh, non so, eh, correre con. Eh, in una maniera un po' diversa anche rispetto alle cazzature che usiamo di solito in allenamento. Quindi sono, sono d'accordo. Avanti con, con la tecnologia. Vediamo che eh, Giovanni ci dice che l'Amatore di Roma c'erano persone che hanno corso. Scalzi. Assolutamente, sì. Questo anche è un bel movimento. Anche, abbiamo anche un, un amico di esco corre che esco a correre che corre con non scalzo, ma una sorta di ciabatte non so se è collegato, se ci sei scrivici perché non mi ricordo mai il nome di, di, queste, di queste ciabatte che sono fatte apposta per correre e, e anche questo, questo è vero ed è bellissimo e Francesco ci, ci dice forse gli allenamenti erano meglio in passato per chi poteva permettersi per carità per carità e, gli allenamenti erano meglio in passato chi lo sa, non penso sinceramente penso che comunque la scienza ci stia dando una mano a capire come trovare il nostro limite questo ce lo, lo sta anche mostrando perché chi va forte va sempre più forte eh, quello che manca in Italia probabilmente è proprio la, la voglia al sacrificio e a, a fare una vita che la vita d'atleta non è poi così semplice come, come quella del calciatore no? soprattutto nell'atletica leggera ah per eh, Francesco dice gli alimenti certo ehm anche l'alimentazione fa fa tanto bene vi devo fare la classica domanda che chiude tutte le live di questo, di questo canale quando su, su questo eh, sulle anime di corsa diciamo così eh, che cos'è per voi la corsa partiamo da giuseppe questa volta okay. eh... Io sapevo che la facevi, quindi una mezza risposta l'avevo preparata. Eh, per <ride> me è un, è un rapporto in continua evoluzione, è cioè un, un qualcosa che ormai fa, fa parte della mia vita, e è partito in, diciamo, come sport secondario, è diventato sport primario, è diventata la, la mia passione perché alla fine ormai parlo di corsa tutti i giorni, è diventato anche un qualcosa che si è, che si è espanso come community su, su Runner States. Quindi è un, è un rapporto che ho con, con questo sport che è in continua evoluzione non, e, e spero che mi continui a, a migliorare e a, a darmi altre soddisfazioni e darmi altre cose che al momento non riesco a, a immaginare però se mi, se mi avessi chiesto due anni fa eh, dove sarei stato oggi non ti avrei detto sicuramente a fare un'intervista un con te e quindi è una, un, un rapporto evolutivo e spero che continui così. E continua così perché stai facendo un grandissimo lavoro e anzi ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per, per la community. Okay. Giorgio, prima di fare la domanda a te, eh, ti <ride> chiediamo se è meglio la focaccia ligure o la schiacciata toscana bella unta. <ride> <ride> e non posso che rispondere la focaccia ligure perché sono ligure ovviamente. <ride> Sono domande tecniche che arrivano dai miei fan, ognuno <ride> si trova la community che, che si eh, merita. Che merita. Infatti, <ride> <ride> rispondo in verità anch'io. Come Giuseppe, sapevo che facevi questa domanda e ho provato a prepararmi, ma davvero non è facile trovare una risposta perché la corsa è tante cose per me. Diciamo che sintetizzando, è il mio modo per esprimermi sia con il podcast ma anche in generale, cioè quando vado a correre. Penso ai fatti miei, fondamentalmente, soprattutto quando faccio i lenti, e quindi pensi alla lista della spesa, a cosa rispondere a tizio, eccetera, eccetera, ed è il mio momento zen, tra virgolette, per rimettermi in pace con me stesso, con la vita, con il mondo, con tutto quanto. Insomma, penso che sia quello un elemento importante anche per il mio equilibrio. E poi mi aiuta a migliorare come persona, che male non fa grande grande. Anche tu continua con il lavoro che stai facendo che è davvero utile a tanti runners là fuori e anche anch'io ascolto sempre il tuo podcast ogni volta c'è una puntata sono probabilmente uno dei primi a, a ascoltarmelo perché eh, ahimè eh, corro sempre con le cuffie anche se qualcuno dice che non si fa, però i ragazzi vanno facci lenti mi piace staccare anche perché altrimenti non avrei tempo né per eh, leggere audio ascoltare audiolibri o ascoltare i podcast. Quindi è l'unico mo momento in cui posso farlo. Continuo a farlo. E... Però ancora una domanda per voi. L'ultima, Jolly, promesso. Eh, L'ho tenuta proprio alla fine per eh, come effetto sorpresa. A Giuseppe chiedo, eh, qual è stata la, la storia più bizzarra che hai raccontato? Bizzarra. Quella che ti ha lasciato più mi aspettavo la più bella questa è per la e... logica questa è difficile, eh? è è proprio... difficile ti lascio il tempo di pensarci sì, se vuoi grazie e... e a Lorenzo per chiudere invece gli chiedo qual è stato l'episodio del podcast che più ti, eh, ti ha emozionato ti ha dato delle emozioni positive a, a girarlo guarda ti saprei rispondere abbastanza bene che è perché corro perché ci sono messo c'è stato proprio personale, mettiamola così come episodio. Oh, mi sono messo lì a tavolino, ho fatto un elenco, carta e penna e poi un po' col computer di tutte le motivazioni per cui correvo e me ne sono venute fuori una infinità, cioè una puntata di nove minuti, dieci minuti di elenco di motivazioni per cui corro. E penso che quello sia un episodio che mi rappresenta, o perlomeno rappresenta me in relazione alla corsa. Grande, bello, è stato, in effetti era un bellissimo episodio quello, grazie anche per averlo grazie pubblicato. Intanto vedo Giuseppe che sta praticamente scorrendo il suo profilo <ride> Instagram, <ride> si sta cercando sì, perlo, colpevole. Eh... Come i bambini a scuola, è per... sì, l'ultimo di finire i compiti. Sulla bizzarra non è... era un po' difficile, però l'ho trovata <ride> e secondo me è quella di... Eh, di Mitchell Gump che hai intervistato anche tu, che lui dice, mm -hmm. ah, è, è, è fantastico, però è, è bizzarro come da, dal nulla gli è venuto di riprendere e, e correre tutta Italia. È stato anche il bizzarro il modo in cui me l'ha raccontata, perché io ho chiesto, vabbè, com come al solito ogni tanto io faccio un po' di, di ricerca di, eh, sugli hashtag, magari di Instagram per cercare le storie. Ho trovato la sua e, e gli ho scritto, ma me lo racconti di qua e di là. E lui mi ha preso e mi ha chiamato su Instagram cosa che sicuramente non è che non ti viene da fare e quindi siamo, niente, ho fatto mezz'ora con lui in video videochiamata su Instagram che a, a, a saperlo avrei fatto anche una diretta però è venuta così naturale e niente, ho preso appunti e poi io ho, ho scritto la sua storia però è proprio un personaggio eh, perché la storia è proprio un personaggio che è molto forte, molto simpatico e sì, anche lui mi dai l'occasione di, di darti del credito perché, Micciacamp, io l'ho scoperto grazie a te e, ed è questa la bellezza di quello che stiamo facendo, secondo me, eh, in Italia, tutti, tutti noi eh, creators eh, riuniti. No? E io, ovviamente, mi sono ispirato, a Giuseppe. E ho trovato la sua storia e poi, e poi da lì è nata, nata l'intervista e anche un'amicizia con, con Miccia, infatti ci vedremo a pranzo settimana prossima, insomma è bellissimo tutto questo. E continuiamo ragazzi così perché secondo me stiamo facendo cose belle per questa community e tutti i runners che ci sono fuori eh, sono tutti i giorni ispirati ad uscire, a correre e trovare motivazioni per stare sempre meglio con se stessi. Io con questo penso che, che possiamo anche chiudere, vediamo se c'è qualche domanda che magari mi è sfuggita. Matteo sì ci dice se, tra l'altro Matteo Onnipresente, grazie di cuore per essere sempre qua e grazie anche a tutte le persone che hanno contribuito, dato donazioni, ho visto Ari, Ari che ha fatto un'altra donazione, grazie di cuore, insomma il vostro calore è sempre fondamentale per tutto quello che facciamo. Matteo ci chiede se abbiamo mai pensato di scrivere un libro con le storie che avete riportato. Eh, bella domanda, eh, Matteo. In realtà, nella, nella mia testa, intanto balena ipotesi, però penso che eh, essendo comunque tutte storie pubbliche, tutte storie su, su, sul mio sito non avrebbe senso. Comunque sono lì. Eh, Lo stai già raccontando? Infatti, ce l'hai. Esatto. Già... Se magari se riuscissi a fare una raccolta di storie inedite, Oh, però andrebbe un po' troppo fuori contesto rispetto a quello che faccio. C'è cioè già comunque prepararne una settimana a, è un impegno, figurati a raccoglierle per metterle poi in un libro. Eh, quindi al momento no, non ho trovato un formato che, che mi piaccia e penso che quelle che, che sono già online eh, avrebbe poco, poco senso visto che sono già fruibili metterle in un libro che poi dovrei far pagare quindi. Eh. Penso che per ora sono, sono sto così. Poi il futuro appunto non ha, magari mi viene l'idea, un'altra scintilla che mi porta a un livello successivo, non lo so. Chi lo sa, chi lo sa. L'idea del libro c'è sempre perché è figo alla fine, oltretutto ora con barriere di ing ingresso più facili perché volendo te lo puoi fare anche autoprodotto su Amazon. È chiaro che io non racconto storie come Giuseppe, anche a me ogni tanto viene idea di fare qualcosa del genere ma poi non saprei bene di cosa scrivere forse io scriverei un romanzo magari che parla di corsa ma non credo che scriverei né di cose tecniche perché non sono un tecnico e né di storie perché non ne racconto sì sì anche io ci ho pensato ci ho pensato spesso soprattutto raccontando le majors e... ma anche altre cose il problema ragazzi, ve lo dico proprio onestamente, io non ho il tempo neanche di pensare, quindi figuratevi se ho il tempo di mettermi giù a scrivere, <ride> perché mi piace la vita, mi piace fare un sacco di cose e cerco di sfruttare ogni, ogni secondo. Non è una priorità, però chissà, un giorno, come avete detto voi, non si sa, magari scriveremo un libro tutti e tre insieme, <ride> chi lo sa, che autoprodotto su Amazon. Eh, esatto. <ride> Fai una cassetta, dice George bella idea. Ah, è fai un cassetta. C'è chi, chi la fa, se non mi sbaglio. Se non la fa Riccardo Palombo, sì, che tu hai sì, intervistato, fa l'audio forse la fa anche Buckhold per rimanere in tema di podcast. Secondo me fanno anche loro le audio cassette. Ma dove te le metti poi le audio cassette? È una reliquia, <ride> la tieni giusto per ferro, <ride> Così come il vinile, <ride> giusto per averla. Buon ragazzi, io uh, mi sono divertito tantissimo stasera. Mi avete fatto ridere e sorridere, grazie di cuore. E chissà, ci vedremo in gara? Speriamo. Ci, ci vediamo alla partenza gara... e basta perché poi sì. ci lasci lì. Ma va bene, partenza e <ride> arrivo va benissimo, importante... È Il terzo tempo magari, ma per il resto. <ride> importante è condividere un momento insieme e amici, ragazzi e ragazze, grazie per essere stati qua fino ora, se siete arrivati tardi, sapete che trovate tutto, tutto quanto dopo pubblicato su YouTube, metterò il link, se non l'ho ancora fatto, da, di, dei canali Lorenzo e di Giuseppe, così potete andare a sbucciare, vedere, seguire, anzi, seguiteli, mi raccomando, e lascio a voi finire questo, questa diretta come la finiamo di solito, vediamo se lo sapete. Lorenzo? Aia! Correte <ride> e fate... Vai Giuseppe! Se <ride> e vai! <ride> Ciao ragazzi. ciao ragazzi, grazie, grazie a tutti, ciao, buona serata.